Ciao ragazzi, oggi vi porto una prova un po' particolare di questa moto qua. Ciao, io sono Fede, benvenuti nel canale. Qui su YouTube porterò video di viaggi in moto, recensioni di moto e anche tecnologia compatta, come per esempio fare foto e video con questo strumento qui. Anzi, se non ancora l'avete fatto, vi invito a seguirmi su Instagram, dove pubblico foto di moto oppure i miei aggiornamenti e anticipazioni sui video. Ci tengo a precisare che tutte le foto che troverete su Instagram sono fatte con lo smartphone, ad eccezione di una, che chi la trova per primo riceverà una birra offerta da me. Qualcuno di voi magari mi ha già conosciuto con le recensioni, io le chiamo recensioni di pancia, voglio dire in maniera diretta quello che penso senza perdere troppo tempo sulle particolarità elettroniche, quindi sensazioni, motore, gas e via, andare. Passiamo alla prova della BMW R18 che vedete qui dietro di me in foto. Perché vedete questo video da casa mia? Semplicemente perché quando sono tornato a casa dopo aver provato la moto mi sono accorto che l'audio era così. Quello che ho fatto è stato subito attaccarmi davanti alla telecamera e raccontarvi le sensazioni di questa moto che mi aveva trasmesso poche ore fa. Diciamo che BMW R18 è una moto che al primo impatto colpisce, ha un'estetica veramente accattivante, mi piace, a me piace il genere, sul canale comunque io porto moto che mi piacciono, tipologie con cui io mi sento affini, come appunto le enduro stradali, le naked muscolose oppure come queste, moto diciamo custom. Infatti io possiedo un Road King, che se non l'avete visto comunque lo vedrete in futuro nel canale. Questa BMW come primissima impressione mi ha dato un'alta qualità costruttiva e mi verrebbe anche da aggiungere finalmente, perché comunque nelle moto che ho trovato ultimamente questo è un aspetto che secondo me è stato messo in secondo piano, quantomeno sulle moto di fascia un pochino più alta. Per conto per esempio ho trovato una buona qualità costruttiva paradossalmente su moto anche più economiche, come per esempio nella moto Morin Xscape, che vi lascio il link in descrizione, che ho provato qualche settimana fa. Qui invece ho trovato buoni materiali, soprattutto una scelta ampia, un uso ampio di metallo e la moto presenta una cura del dettaglio molto elevata, anche in particolari minori, come per esempio può essere, non so, il centro della strumentazione, il coperchio della pompa del freno anteriore, particolari così. Sicuramente questa moto era equipaggiata con qualche accessorio anche estetico, però diciamo che in generale mi ha veramente soddisfatto, perché ho trovato veramente un prodotto di alto livello. Diciamo che questo è un tipo di moto che si acquista soprattutto per l'estetica, non è come un enduro stradale che viene magari scelta perché si fanno tanti viaggi, tante curve, magari qualche strada bianca, una naked per fare passi di montagna o una super sportiva per correre in pista. Questo è un tipo di moto che fondamentalmente fa male tutte queste cose e quindi deve attrarre il motociclista con altre doti. Quali sono? L'estetica, la possenza e le emozioni di guida. L'estetica è un fattore comunque primario. In questa moto BMW ha optato per un cerchio anteriore di diametro superiore del cerchio posteriore. Sono scelte che sono state motivate in favore della guidabilità. Tuttavia però io avrei preferito un cerchio più simil bobber. Secondo me la moto ne avrebbe giovato dal punto di vista estetico e tra l'altro una scelta simile è stata fatta nei modelli più turistici, quindi evidentemente la cosa è fattibile, sicuramente si può fare attingendo ad accessori che si trovano online, però secondo me la moto da questo punto di vista, uscendo così com'è, ha perso magari un mezzo punto dal punto di vista della bellezza estetica. Mi piace moltissimo anche come l'ho trovata online con la sella rialzata, come vedete in queste foto. Queste sono due modifiche che effettivamente cambiano completamente l'impatto della moto quando la guardate, unito anche allo scarico. Lo scarico originale secondo me è troppo grande, con una forma curvilinea che non mi convince, e avrei preferito qualcosa di più compatto come le proposte che ho trovato online, anche se non mi convincono appieno nemmeno loro. Per esempio ci sono delle proposte magari nere che fanno un po' a pugni con tutto il collettore cromato. Io in queste cose preferisco avere armonia estetica, però sicuramente qualcosa col tempo uscirà, anche perché questa è una moto su cui BMW ha investito molto. Presumo che puntino su questo nuovo, diciamo, settore per loro, o meglio già ci avevano provato molti anni fa con l'R1200C, che però non aveva avuto molto successo.
se ci riprovano adesso con un prodotto completamente differente, soprattutto più grande di cilindrata, 1800 centimetri cubi, vuol dire che ci credono particolarmente. Quindi, come vedete, la moto con tre particolari secondo me cambia radicalmente. Da questo punto di vista sicuramente potrete farvela più vostra, anche se non aspettatevi il catalogo sconfinato di accessori Harley Davidson, sia della casa madre che di tutte le aziende terze, che effettivamente vi consente di modificare la vostra moto in qualsiasi aspetto, in qualsiasi modo voi vogliate. Questa moto è appena uscita, diciamo, quindi da questo punto di vista sicuramente la scelta sarà molto minore. Questo tipo di moto ha un'altezza da sella veramente contenuta, anche se sono un pochino larghine, comunque sono moto basse, insomma l'altezza da sella di solito è al massimo di 70 centimetri, e questo sicuramente aiuta chi è meno lungo di gamba a toccare terra più facilmente. Sollevando e raddrizzando, diciamo, la moto dalla posizione inclinata appoggiata sul cavalletto laterale, sicuramente il peso si fa sentire. Una moto che supera abbondantemente i 300 kg e, come tutte le moto di questa categoria, quando le andate a spostare, fare manovra o tirare su dal cavalletto, sono impegnative. Per fortuna BMW è intervenuta proponendo come accessorio optional la retromarcia. Costa circa 1000 euro, però non può essere montata in un secondo tempo. Quindi o ordinate la moto con la retromarcia oppure vi attaccate. Per accendere la moto è obbligatorio tirare la frizione e poi a quel punto si può accendere la moto. Perché chiede questo? Perché quando voi avvierete il motore verrete scrollati da questo 1.8 bicilindrico boxer che di colpo prende vita e che scuote un po' la moto, rischiando, se non siete pronti, anche di farvi perdere l'equilibrio, di cadere. Per questo motivo BMW ha previsto questa procedura di sicurezza. Questa è una caratteristica con cui i possessori di moto Guzzi saranno familiari, anche se qui, viste le masse in gioco molto maggiori, l'effetto è molto più pronunciato, ma a me è piaciuto veramente tanto. Purtroppo non posso farvi sentire il sound in questa clip, però l'effetto dell'accensione e di questa belva che prende vita l'ho ripreso, è sicuramente stata una cosa veramente bella. Diciamo che questa è una caratteristica che aiuta a stabilire un legame un po' particolare con la moto. L'ho sentita subito mia, come se stessi cavalcando davvero un animale selvaggio, no? La frizione è ben modulabile e ben contrastata, non è di quel tipo troppo leggero come spesso trovo nelle moto moderne, quindi anche questo è un particolare che vi fa capire che avete a che fare con una moto più importante. Il cambio, diciamo che è un po' contrastato, e ho fatto spesso fatica in alcuni passaggi di marcia, soprattutto in scalata, non riuscivo a scendere di marcia. Questa è la prima nota dolente che mi sento di dire di questa moto. Cioè, effettivamente, quando arrivavo agli stop dovevo scalare 2, 3, 4 marce così, facevo davvero fatica, a volte il comando si impuntava. Spero che fosse dovuto al fatto che l'esemplare aveva pochi chilometri, sebbene quando l'avessi guidato io ormai fosse caldo, però effettivamente è un difetto che mi sento di segnalare, e che era anni che non provavo un cambio così ostico, diciamo. Il motore ha tre mappature, mi piace la denominazione che gli hanno dato: Rock, Roll and Rain. Ovviamente la Rock è quella più pronta, più potente. Io ho provato la moto con questa mappatura, anche se la giornata era piuttosto umida, però sono stato attento. Comunque non è una moto da 200 cavalli, le masse in gioco sono comunque elevate, e quindi diciamo che è difficile che la moto scappi veramente andando in, come dire, in rettilineo, anche dandoci un po' più di gas. Comunque sappiate che il motore è veramente pronto, ha una grandissima coppia. Mi ha stupito che, pur avendo solo tra virgolette 100 cm cubi in più con la mia Harley Davidson Road King, pur essendo un motore con pochi chilometri e anche Euro 5, mentre la mia è Euro 3, è molto più pronto, molto più potente, con più coppia, ha più tutto, quindi veramente un motore veramente muscoloso e potente, che ad ogni regime vi tira fuori dalle curve o in un sorpasso che c'è sempre in abbondanza. Il motore è veramente promosso, soprattutto ha il giusto carico di vibrazioni, sono metalliche, quindi non le sentite smorzate in modo gommoso. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Se siete amanti dei motori taurini, questo sicuramente vi soddisferà.
La moto ha un'elettronica piuttosto semplice, quindi la strumentazione, che comunque è piccola di dimensioni, vi fa vedere giusto, diciamo, i parametri principali delle moto moderne, quindi ovviamente i contachilometri parziali, totali, giri al minuto, marcia inserita, consumi e cose così, no? Temperatura, eccetera, insomma nulla di particolare. Mi è piaciuto anche, diciamo, fare un certo passo indietro, quindi comunque l'essenziale c'è tutto, anche qualcosina in più come appunto il consumo, quindi una strumentazione chiara, leggibile, semplice, con tutto il necessario e anche qualcosina di più. Non ci sono cose inutili come magari le indicazioni del navigatore, eccetera, con cui io non mi trovo mai, preferisco sempre usare un navigatore dedicato. L'unico svantaggio di una strumentazione, diciamo, così compatta è che per leggere le informazioni dovete per forza passare da una all'altra, perché ve ne viene mostrata una sola per volta, e quindi purtroppo se volete vedere due o tre parametri dovete spesso premere pulsantino e magari, ecco, aspettare qualche secondo, non potete avere una visione chiara di tutti i parametri della moto tutti insieme. Man mano che snoccioliamo le marce e ci facciamo portare avanti da questo bel motorone, accompagnati da un sound, devo dire, piuttosto pieno e comunque già soddisfacente così con gli scarichi originali, vi faccio menzione della protezione dall'aria, che non c'è ovviamente, la moto non ha alcun parabrezza, quindi se acquistate un tipo di moto come questa già sapete che l'aria vi colpirà in tutto il corpo e verrete investiti da tutto il flusso d'aria, quindi è chiaro che se andate a velocità, diciamo, dai 110 km/h in su, può essere faticoso fare viaggi lunghi o magari a volte anche viaggi brevi. La guidabilità di questa R18 è buona, l'ho trovata più intuitiva e più facile della mia Harley Davidson, che però non è uno dei modelli più nuovi, quindi da quello che ho sentito i modelli più nuovi sono anche un po' più agili. Questa moto comunque si guida veramente bene, la curva di apprendimento è istantanea, quindi voi partirete subito, dopo qualche chilometro la sentirete vostra, non proverete nessuna difficoltà, come ovviamente avrete sentito per qualsiasi moto, anche per GS1200, tutte queste moto pesanti, i chili che questa moto porta appresso svaniscono appena partite, e quindi dal punto di vista della guidabilità nessun problema, la moto va bene e si guida molto piacevolmente. Qui però vi parlo della posizione di guida, che in un certo senso è il secondo punto a sfavore di questa moto, perché il motore è predominante, come lo vedete è veramente massiccio, è il centro nevralgico della moto, la occupa in quasi tutta la sua parte centrale ed è anche il motivo per cui si acquista questa moto, ma è anche un suo punto limitante. Cosa voglio dire? Che questi cilindri che sporgono limitano il movimento dei piedi, quindi sul tipo di moto custom, per esempio come sulla mia, si è portati ad allungare i piedi in avanti per avere una posizione di guida più comoda, e ci sono modelli che hanno i comandi del freno e del cambio già avanti così. Qui chiaramente i cilindri obbligano ad arretrare sia le pedane che i comandi. Questo però cosa comporta? Che i vostri piedi non si possono spostare, vi sentirete in una posizione un po' obbligata. Non potete assolutamente allungare le gambe. BMW prevede una specie di pedana da mettere sopra i cilindri, però voi per allungare le gambe sarete obbligati a scavalcare i cilindri, e secondo me non è una soluzione né comoda né sicura, perché comunque per qualsiasi motivo voi dovete agire sul freno posteriore o sul cambio, siete obbligati a un movimento che non è immediato, e secondo me è un fattore un po' limitante. Chiaramente questa non è un tipo di moto che si acquista per fare il giro del mondo, però ci sono le versioni anche più turistiche e io penso che scarterei una moto del genere anche solo per questo aspetto. La posizione di guida in sé è comoda, vi dico, non è una posizione di guida come ho trovato in altre custom che porta ad andare indietro, e quindi anche per esempio sulla mia io ho dovuto mettere uno schienalino perché altrimenti mi veniva un po' affaticante dover stare col busto eretto, quasi mi dovevo reggere con l'addome oppure con le mani. Qui no, perché comunque siete più propensi in avanti, la triangolazione con le pedane è ben studiata, chiaramente le pedane sono un pochino avanzate. Se non venite dal mondo custom vi posso dire che è una posizione che mi ha ricordato per esempio la BMW R1200RT, quella raffreddata d'aria, oppure la Yamaha Super Tenere 1200, ovvero la pedana non è sotto al sedere, diciamo in verticale, ma è quei 20-30 cm in avanti, quasi come se fosse seduti sulla sedia o qualcuno direbbe sul gabinetto. Mi ci sono trovato bene.
ma al tempo stesso, come vi dicevo, questa ingombrante presenza dei cilindri mi ha dato un po' fastidio. Oltretutto, per non lasciare le pedane troppo indietro, perché sennò la posizione di guida secondo me verrebbe scomoda, BMW le ha messe un po' a ridosso dei cilindri, quindi diciamo che il vostro piede va proprio sotto al cilindro. Non è un problema dal punto di vista del calore, secondo me, anche se io ho provato la moto che c'erano 5-6 gradi, quindi vabbè, non è proprio la situazione ideale per capire questo aspetto, ma vada tenuto conto, perché anche lì, quando voi agirete sulla leva del cambio, potreste, se avete degli stivali da moto come i miei, che vi faccio vedere, che non sono esagerati, ma sono stivali da moto, potreste secondo me toccare spesso il motore e la cosa può dar fastidio. Il comfort di marcia è buono, le vibrazioni, come vi dicevo, si fanno sentire, ma nel modo giusto, quindi si fanno sentire soprattutto se accelerate con vigore. Se si va in modalità passeggio o anche in autostrada a velocità costante, non sono eccessive, si può tranquillamente fare chilometri e chilometri con questa moto senza alcun problema. A maggior ragione anche perché hanno fatto delle versioni turistiche. Il terzo punto dolente viene qui, ovvero è il comfort della sospensione posteriore. La sospensione posteriore è veramente secca. L'avevo già anticipato nel video della moto Morini, quando sono passato sotto un cavalcavia che nel punto di schiacciamento ha un canalino un pochino alto, in cui quindi le moto prendono una piccola botta perché arrivano in schiacciamento in curva e c'è questo canalino che gli fa comprimere ancora di più le sospensioni. Qui ho ricevuto la più forte botta al sedere che io abbia mai beccato in moto. Lo vedete anche dal video, anzi addirittura è stata talmente forte che il microfono, che non era ben posizionato, per un attimo ha trasmesso un accenno di suono. Sicuramente è qualcosa che è dato dal fatto che l'escursione delle sospensioni è breve e quindi è difficile che la moto sia particolarmente confortevole. Però mi chiedo se una moto come questa BMW R18, che è poco votata al turismo, quindi me l'aspetto magari più utilizzata da una clientela cittadina, quindi magari che deve avere a che fare con pavé, rotaie del tram, tombini, dossi, effettivamente bisogna provare molto amore per questa moto per sopportare una tale rigidezza del posteriore. In ultimo, il prezzo. La moto parte da 22.000 euro. È facile salire di prezzo attingendo al catalogo accessori. Che dire, non è eccessivamente elevato considerata la concorrenza. Alle Davidson in questo si fa pagare qualche migliaio di euro in più. È un prezzo che in parte mi stupisce se guardo l'intero panorama moto e trovo magari delle enduro stradali di cilindrata che è la metà di questa, fatte interamente in plastica, che con quattro accessori arrivano a costare magari 18-19.000 euro. Oppure le maxi enduro 1200 che partono magari dalla stessa cifra e che non portano né una qualità costruttiva né una qualità in termini di materiali impiegati pari a quella che ho trovato in questa moto. Ma tant'è, meglio così. La moto nel complesso mi è piaciuta, però questi tre difetti me la fanno complessivamente abbassare di valutazione, perché la trovo veramente scomoda a punto di vista di comfort al posteriore e anche difficile da usare con questo cambio che non lo so, era particolarmente ostico. Ci ho provato più volte, con rodaggio potrebbe anche diventare più morbido eccetera, però questo cambio mi ha dato non poche difficoltà. Quindi grazie per aver visto il video, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi è piaciuta la prova e cosa ne pensate della moto a prova, il video. Bene, dai, alla prossima, ci vediamo in strada. Ciao.